Geppetto si addentra nel castello di Pegasus a questo punto e incontra il famigerato Senz'occhio, Maximilian Pegasus. Quindi lo vuole sfidare per salvare il suo fratello Mokuba. Vediamo cosa si dicono i due sfidanti. Tu pensi veramente di potermi sconfiggere? Io ti batterò e libererò il mio fratello. Io col mio occhio del millennio non te lo permetterò. Se tu vuoi barare, io non lo farò, ma non mi basta questo. Tiriamo il dado. 5 a 6. Inizierò io, Kaiba Boy. Va bene, Pegasus. Ti fermerò. Pesco la Porrò sesta fine a carta. questo stupido torneo. Ci sono dei duellanti infimi. Setto una carta, poi setterò un'altra carta, posizionerò un mostro e terminerò il mio turno. Pesco, evoco Germe Gigante in posizione di attacco. Allora attivo la zanna di Critias. Attivi qualcosa in risposta? Assolutamente sì, perché attivo Ah, giudizio pagherai solenne. metà dei tuoi life points, Pegasus. Ma questo non mi fermerà. Attacco col mio potentissimo Germe Gigante, non puoi far nulla contro di A me. parte difendermi col mio stregone mascherato Thun, ti infliggerò 400 di danno per la Interessante. differenza e grazie al suo effetto mi permette di pescare una carta. Posiziono allora io due carte magie trappola coperta. Tocca a In end phase attivo la giara e pesco un'altra carta. E te. Sai già che pesco carte per il mio peschi, turno. immagino, visto che sei così compiaciuto. Attiverò la carta magia Mondo Thun, Agli altri pagando 1000. 1000 life points. Cioè, molto interessante, Maximilian. Poi attiverò l'effetto di Ritorno Thun. Il mio mostro potrà attaccare due volte durante la stessa battle phase. Poi sposto in attacco il mio stregone mascherato. Entro in battle phase e dichiaro un attacco con lo stregone mascherato direttamente. E sono 900 punti No, di danno. attiverò una carta. Controllo avversario, lo sposterò nuovamente in difesa. Oh, giovane Kaiba, va benissimo. Allora vado in main phase 2 e evoco il Manju dalle mille mani. 10.000, 10.000 mani. signor Pegasus. E prenderò in mano il mio abbandono. Ma per te non è finita qui, mi dispiace tantissimo. Non ti preoccupare, non puoi nulla contro il mio potentissimo deck aggiornato. Sei sicuro? Perché a quanto pare abbiamo una carta in comune, perché io tributo due mostri per evocare specialmente il Drago Bianco Thun. E poi Non setto sei degno di utilizzare una questo carta. mostro. Quanto non lo sei tu? Pesco! Posiziono una carta e metto in difesa il mio germe gigante. Posiziono un'altra carta e termino così il mio In turno. end phase attivo Giara e pesco una carta. Tocca a te. Entro in battle phase, Kaiba, e attacco pagando 500 life points. Attacchi cosa? Direttamente. Molto bene. Prenderai 3000, Kaiba Certo. Boy, anche perché sotto non hai nulla e lo so benissimo. Poi setterò una carta e terminerò il turno. Posiziono una carta. Sposto in attacco Germe Gigante. Attacco il tuo drago bianco falso. Attivi qualcosa? Assolutamente niente. Benissimo, in damage step. Diminuisco a 1500 il suo attacco. E io ne perdo 500, ma ne perderai 500 anche tu. Il potentissimo effetto di Germe Gigante mi consente di evocarne altri due dal mazzo. Povero Eccoli qua. Kaiba, vuole impedirmi di attaccare nuovamente col mio drago bianco Thun. Esattamente, perché io attivo Soul Demolition, pago 500, rimuovo il mio germe gigante, visto che è l'unico target che hai, e dal tuo cimitero il tuo stregone mascherato tu. Molto bene, poi tributo i miei due demoni per evocare il vero drago bianco occhi blu.
E quindi terminare il mio turno per ora. Pesco. Non puoi nulla anche col tuo occhio, Pegasus! Ti sconfiggerò! Mi dispiace per te perché ho pescato proprio ora a mano dei fumetti! E ora prenderò il controllo del tuo drago bianco che viene dal mio lato del terreno e diventa un mostro Toon. Poi entro in battle phase e dichiaro un attacco col tuo drago bianco. E io dichiaro l'attivazione di una carta che porrà fine al match. Anello della distruzione, distruggi il suo stupido drago inutile e no! Metti fine alla partita! E sacrificherò la tua vita e il tuo castello! I tuoi giochi finiscono qui! No!